Grazie appunto all'invito fatto da Igor, Victor e Artù, ho avuto modo di presenziare a questo evento, un evento dedicato al mio metodo e alla mia persona. Sicuramente ho molti progetti in Russia, in quanto non è la prima volta che sono qua. Ho avuto modo nell'arco di 10 anni di far conoscere la tradizione italiana, soprattutto il mio metodo, e di conoscere nuove persone con nuove esperienze. Sicuramente sono molto recettivi ed è una parte importante. Reputo la cultura russa una cultura forte, decisa, con persone che hanno un obiettivo, quello di capire, quello di farsi capire e in qualche modo anche quello di rappresentare ciò che sono. Quindi una gran forza, una grande caparbietà, una grande capacità di adattabilità e di evolversi. Данила, мы очень рады, что ты к нам приехал. Мы относимся с большим уважением к тебе, к твоей семье. Мы с большим интересом наблюдаем за твоим постоянным развитием, движением. Мы такие же фанаты ножа, как и ты. И хорошо, что у нас есть возможность общаться с такими великими мастерами и хорошими людьми, как ты. Поэтому мы рады тебя видеть. И надеюсь, ты дашь нам знания, которые помогут нам развиваться. И надеюсь, что эта встреча будет далеко не последней. Когда мы с тобой познакомились в 2010 году, я сразу почувствовал сердцем, что ты хороший человек, что ты близкий мне по духу. И эта вещь, она вне времени и вне пространства. И я прям искренне рад тебя видеть. Со всем уважением, со всей ответственностью, о которой мы говорили, responsabilità. Да. Мне очень нравится твой подход step by step. Я искренне рад этому знакомству. Надеюсь, что у нас долгие годы взаимовыгодного и приятного сотрудничества. Etiam omnes ego non. У вас свой секретный язык? Bene. Quan minimo credula postero. Nei metodi funzionali è che non devono essere obbligatoriamente legati alla fisicità dell'individuo, ma soprattutto quello che a me più interessa è la parte mentale, la parte culturale, cioè poter condividere un metodo con persone intelligenti. Cultura, cultura, cultura. E do molta importanza ai principi legati alle attivazioni sensoriali, ovvero quegli aspetti che normalmente vengono trascurati, la parte visiva, la parte uditiva e la parte tattile, quelle che sono per me le aree di mia competenza. Il mio sistema è come un lago. Finché il lago riceve acqua, quindi nuova vita, il lago stesso non imputridisce. E allo stesso modo il mio metodo, finché raccoglie e attinge da altre esperienze, da altre formazioni, in qualche modo il mio sistema rimane continuamente vivo, rigoglioso. E ogni volta che io recepisco questi scambi, perché io porto il mio e ricevo quello che è parte del loro, ecco che in qualche modo tutta questa energia positiva va a rafforzare sia quella che è il mio atteggiamento mentale, sia quella che è la mia volontà di far conoscere il mio metodo e allo stesso tempo spero in qualche modo di aver contribuito a migliorare in parte anche quelle che sono
le azioni di vita quotidiana delle persone che mi sono state vicine oggi al seminario. Che non sto facendo un'arte brutale, ma sto facendo una vera arte. Quindi anche l'eleganza della vestizione, l'atteggiamento, il metodo è fondamentale, perché è tutto all'interno di questo mondo, arte. L'arte rappresenta quindi le muse, quelle che hanno ispirato in qualche modo i grandi artisti. E io utilizzo lo stesso, il fatto di conoscere quindi la distanza, la misura, il ritmo, il tempo, il conoscere il mio corpo, il bilanciamento del corpo. È proprio con eleganza che in qualche modo mi scontro poi con la realtà. Quindi è molto fondamentale. Allora l'eleganza, il gusto del bello, mantiene un equilibrio. Okay. Yeah.